Eccoci, dove mi hai portato oggi di interessante? In quale attività di Senis? Una bellissima macelleria di Caso Giovanni che produce carni locali e vende nel nostro territorio carni bovine e carni suine soprattutto. Carni di Senis, noi entriamo nel bancone, raggiungiamo signor Giovanni perché abbiamo tante domandine da fare. Pronto a rispondere a tutte quante? Ha studiato? È la mia vita, tutte le settimane. Allora, cominciamo subito a parlare di che tipo di carne vende. Vendo carni mie, sono il vitello e il maiale, che però il maiale l'ho macellato e non mi è ancora arrivato. Quindi non l'abbiamo qui a disposizione, ma normalmente c'è il maiale. Lui dice carni mie, ma quando dice carni mie non intende le carni che lui vende, perché lui vende per esempio anche pollo, ma lui alleva del bestiame che macella e poi vende. Quindi quando dice le carni mie, le carni di cui è poi sicurissimo è vitello e maiale. Più c'ha anche altri prodotti che comunque vende, che non è sua. Le compro. Quindi noi qui in questo caso, nel caso del signor Giovanni di Senis, abbiamo proprio una filiera per alcune carni, perché partiamo proprio dall'animale e arriviamo sino al prodotto finito qui in macelleria. Per esempio i bovini, che noi abbiamo avuto la fortuna di vedere di vederli proprio dal vivo, e i maiali, anche quelli li abbiamo visti. Un peccato poi pensare che in questa veste sono un pochino, insomma, meno simpatici, vero? Meno simpatici, però sicuramente saporitissimi. Qual è la parte più saporita, per esempio, del bovino? Il bovino c'è la bistecca, è una parte molto bella, pure la fettina. La bistecca sicuramente è gustosa, ma perché? Se la bistecca si fa al fuoco, allora sì, alla brace, sì, se c'è un bel camino piuttosto che un bel barbecue, sì, vero? Sì, sì, o in campagna anche. Già, in campagna. Oppure una fettina, una cosa svelta. Si ha un po' meno tempo, ma comunque sì. Buonissima, non è che sia meno buona, in padella antiaderente, una fettina anche leggera, vero? Sì, si adatta a tutte le diete, per chi vuol dimagrire, per chi ha problemi di colesterolo, va sempre bene. Quando io la devo scegliere, cosa mi consiglia di controllare? Per capire. Certo, se vengo da lei sono sicura della qualità, perché se non è sicuro lei che li alleva, possiamo immaginare. Ma da cosa posso capire se dovessi andare da un'altra persona che non conosco? Guardi, devo riconoscere la carne. La carne, se cioè di proprietà o non proprietà, non si riconosce, in poche parole, perché più o meno le carni sono uguali. È soltanto la conosce nel sapore, quando la mangia. È troppo tardi però. Magari ne ho comprato un bel po'. Se poi scopro che non è buona. Se non è buona. Quindi bisogna andare da chi conosciamo. Certo. Bisogna provare, fidarsi. Sì. Nel suo caso lei mi sa dire di questa carne tutto. Cioè se io le chiedo scusi, ma questo bovino quanti ne aveva? E lei mi risponde. Da dove arriva? E mi risponde. Cosa ha mangiato? E lei mi risponde. Certo, questo è un. Quando è stato macellato? E lei mi risponde. È stato macellato lunedì. Lunedì, figuriamo. Oggi è mercoledì, quindi sono due giorni fa. Quindi carne assolutamente freschissima, ma vogliamo proprio vederla in tutta la sua freschezza. Per esempio partiamo dalle bistecche. Quando si parla di bistecche si parla di che spessore di bistecche? Cioè io la voglio fare. Una fiorentina magari va spessa di un chilo, 700 grammi all'incirca. Leggera. Un chilo e due anche. Dipende. 40 persone possono mangiare dalla fiorentina. Se la mangia da solo. Poi questo anche si può anche disossare, si può fare un roast beef. Anche questo. Quindi lo disosta e lei lo sa preparare il roast beef? No, io no, mangiare sì. Preparare cioè. Cucinarlo no, sinceramente no. Manca un passaggio. Dal preparare il taglio giusto a sedersi a mangiare manca un piccolo passaggio. Di quel passaggio si occupa la moglie? No, mia sorella, io non sono sposata. Ah, lei non è sposata, però c'è sempre una donna che se ne occupa, vero? Ci mancherebbe. Come ci mancherebbe? Cioè, io. Come ci mancherebbe? Servono anche le donne, altrimenti siamo persi. Ah, se non fosse per cucinare, a che servono le donne? Adesso gli arriva una fiorentina. Allora, andiamo avanti. Allora, questo lo possiamo anche, l'ha già visto. Si può tagliare in diversi modi. O bistecca, poi uno può anche chiedere una bistecca più o meno spessa. Sì, dipende. C'è gente che la vuole magari piccola e che la vuole più spessa. La fiorentina, per esempio, l'ho detto, va da. Fiorentina, però, ma è standard, c'ha quei 4-5 cm di spessore, vero? Ho 700-800 grammi, un chilo, dipende dalla bestia anche, poi se la bestia è piccola magari esce di meno. Nel caso invece delle fettine? Le fettine per esempio sono queste, questo è un pezzo abbastanza tenero lo stesso, una parte della coscia, è il coperchio oppure sfasciatura, dipende dalle regioni. Coperchio o sfasciatura? Aspetti che devo capire. Perché coperchio? Diciamo che. Che parte è? È una parte della coscia. Mettiamo qua sopra così la mettiamo a
Stavo dicendo, in certe regioni magari la chiamano in un modo, in un'altra regione in un altro, hai capito? Noi la chiamiamo il coperchio, la sua coperchio, che è la parte comunque della coscia. Una parte della coscia. Ancora a fianco cosa abbiamo accanto? Qui però passiamo ad un animale differente. Ah, non l'avevo visto perché uno stinco di vitello, questo lo fanno gli ossi buchi, oppure se fa uno spezzatino lo può mettere in umido, non lo so, no, brodo si può fare. Guardi, questo mettiamo qua stinco. Sopra il tagliere, così siamo il tagliere qua sopra, così siamo a favore di camera e i nostri amici possono ammirare la freschezza della sua camera. Che lo stinco lo posso fare gli ossi buchi, oppure in brodo lo può fare, in tanti modi si può fare. Dipende ovviamente. Ma io ho visto che c'era qualcos'altro, dov'è? Non lo vedo più da qui. Ah, ecco. Per brodo, molto buona, l'ha fatta in brodo. Senta, ma posso tornare anche un'altra volta? Perché io vedo che abbiamo anche un'altra parte che io ho visto qua sotto, per i nostri amici è facile da vedere, per me un po' meno che la lingua. Vedo che c'è anche la salsiccia, quindi abbiamo anche comunque delle parti del maiale e così via. Quindi se mi permette di tornare un'altra volta, signor Gianni, continuiamo la nostra chiacchierata. Cosa dice? Non lo so, vedo. Come non lo so? Non è un piacere? Non vuol venire però. Un'altra volta, adesso mi metto d'accordo con loro, troviamo una data e veniamo a bussare.